Quindi diciamo che si porta avanti un progetto, tra l'altro richiesto da tutti i sindaci oggi presenti al tavolo, perché questo discorso risale a 3 anni fa. Quindi è paradossale che oggi, a distanza di 10 giorni, i 3 sindaci della Valnerina, 4 anzi, abbiano fatto questa richiesta, quando erano loro che l'avevano, diciamo, condivisa e rappresentata questa esigenza di sicurezza. Tra l'altro il Comune Terni è riuscita con questa amministrazione a fare l'investimento per comprare un impianto che fra l'altro ha comportato una variazione di bilancio di 230.000 euro. Faremo un monitoraggio da qui a un mese. Quello ma che quello è dovremmo pagare solo noi? Scusi, ma... della Valnerina? Scusi, no, no, è questo il conto. Questo è il conto. Quindi, ma perché Montefranco, Arrone e Ferrandillo lo devono pagare? Signori, i vostri cittadini no. 75 km orari, viaggiare a 50 comporta 1 minuto e 56 secondi. Secondo lei, lo sapete che voi del Comune dei Terni dovete rinnovare tutti gli orari dell'autobus? Perché la mattina gli studenti adesso troveranno problemi per venire a scuola. Che parte dal 2021, quindi la situazione è questa, faremo questa attività di monitoraggio per un mese, ci aggiorneremo al 1° di settembre, anzi intanto le multe sulla Valnerina ingrassano a voi, signora, perché questo signora, guardi, non è il controllo problema lo sa qual è, ci dovrebbero stare più controlli sulla strada, se ci fossero più controlli sulla strada.